Ben detto Mario, let's go! Benvenuti ovetti nel mio nuovo Let's Play di Mario Strikers Battle League Football! Premi A per iniziare, ma prima una parola dal nostro sponsor NordVPN! Non è fastidioso quando surfate su internet e la vostra arcinemesi decide di controllare il vostro traffico dati per scoprire su che siti andate? Fortunatamente per voi, il nostro supereroe di fiducia, NordVPN, è qui per voi. NordVPN è, per l'appunto, un VPN che crea uno scudo attorno al vostro traffico dati, impedendo a terzi di controllare quello che fate, in modo facile e veloce. E non è finita qui! NordVPN vi permette infatti di scegliere tra centinaia di server in ogni parte del mondo. In questo modo è possibile saltare il region lock e vedere le vostre serie TV americane su servizi di streaming che non le hanno ancora rilasciate in Italia, per esempio. Oppure è possibile vedere buchi nel bagno di Pocketonks, visto che a Tonksopia non si possono vedere, ma nel resto del mondo sì. Il tutto con un semplice click, basta scegliere il server e NordVPN farà quello che deve fare. Vi invito quindi a cliccare sul link in descrizione, nordvpn.com/pocketonks, per ricevere un'offerta vantaggiosa. Mi raccomando, nordvpn.com/pocketonks. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo a giocare a calcio sul mio canale. Però è un gioco di Mario, quindi va bene. È molto strano però vedere un gioco di Mario sportivo, non della Camelot. E sì, giocherò anche online, non preoccupatevi. Ti do il benvenuto nell'emozionante e competitivo mondo di Strike. Mi chiamo Football perché c'è l'accento sulla U. Sono allenatore e guida della GSF, acronimo della Galactic Strikers Federation. Se non sbaglio, stai debuttando nel mondo dello Strike, giusto? In tal caso, ti consiglio di iniziare con le basi. Facciamo un po' di pratica. No! Vi spiego subito il motivo. Le basi, l'allenamento, che sarebbe questa opzione qua sotto, io l'ho già giocata. Quando? Qua. Perché c'è appunto... c'era? La demo di questo gioco dove ho finito l'allenamento, che dura 50 minuti. Quindi al posto di annoiarvi per 50 minuti di solo tutorial, e sì, farò questa partita off camera, vi dirò io i comandi durante la prima partita della prima coppa che faremo oggi. Perché farò prevalentemente coppe e poi andremo qui, ossia nel Club Striker. Voglio provarci anche solo un po', non so quanto durerà questo let's play, ma almeno le coppe le devo fare, quindi non perdiamo davvero altro tempo e cominciamo. Sono da solo in una console, gioco sempre da solo in questi let's play, e adesso le coppe sono dei tornei in cui dovrai affrontare rivali controllati dalla CPU per aggiudicarti la vittoria. Ogni vittoria ti farà guadagnare monete, con cui potrai acquistare equipaggiamento per i tuoi personaggi e altre cose. Il torneo si basa sulla doppia eliminazione, il che significa che anche se perdi una partita avrai un'altra possibilità, ma se perdi anche la seconda volta subirai un'eliminazione. Ok, classico. Se ti interessano altre informazioni sulle coppe le troverai nella guida. No, grazie, non ci interessano. E adesso è il momento di affrontare le coppe. Andremo ovviamente in ordine e la prima è la coppa cannone, quindi indovinate un po'. Quella è bloccata, quindi ancora non si può fare. Coppa cannone. Dunque, qui è possibile scegliere se il controllo della palla è automatico o manuale dopo un passaggio. Consiglio di lasciarlo automatico. Manuale ci ho provato, non è molto comodo. Dunque, ovviamente devo per forza prendere Mario, perché questo è Mario Strikers dopo tutto. Poi Luigi, perché ovviamente è il fratello di Mario. Potrei prendere Bowser e Peach, oppure Peach e Todd, perché così potrei fare appunto la squadra del regno dei funghi. Però avere un personaggio forza è una cosa estremamente comoda. I parametri li vedremo più tardi. E o Peach, perché Rosalinda ha un sacco di tiro. Vabbè, non importa, per adesso usiamo Peach, perché così abbiamo Mario, Luigi, Bowser e Peach. Allora, la maglietta atletico ragazzi e la maglietta rossa. Oh mio Dio, quanto fa strano vedere Luigi col cappello semiverde e semirosso. Com'è Mario Verde? Oh mio Dio, Mario Verde è anche peggio. No, andiamo per atletico ragazzi, poi
con altri personaggi, altre magliette. E lo stage andiamo con Castello di Lava, il primo. Atletico Razzi, Razzi, non ragazzi, ok. Contro Ali United e poi Lame FC, che sta per Football Club, credo, contro Virtus Bufere. Chi è il finto Luigi? Non lo sapremo mai, però direi di cominciare e di non farci segnare subito qualcosa, quindi boom boom, grazie. Il portiere sarà sempre boom boom, quindi ve lo dico già adesso. Con B si può passare, con Y si fanno i pallonetti e con A si tira. E ho già fatto un gol, perfetto. E smash! Non farò vedere tutti quanti i replay, sarebbe un po' strano, ma pazienza. E sì, ci sono degli oggetti, quindi stiamo attenti. La scivolata è estremamente importante, si fa con Y quando non avete il pallone. Quindi, no, mi spiace. Allora, vorrei passarla a Luigi, quindi facciamo così e... Boom! Non boom boom. Ah, no, 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 no. Ok, vorrei anche provare a mostrarvi gli ipertiri, ma finché non ci riesco... Ok, abbiamo un fungo. Meglio stare sulla difensiva. Poi abbiamo X... che ci fa usare l'oggetto e carico smash. No? Davvero? Allora qual è il problema? Posso rubarti la palla e fare così. La parata? Va bene, pazienza. Vi conviene sempre avere un tempismo perfetto per schivate e per attacchi, perché possono davvero tanto aumentare la vostra possibilità di vittoria. Quindi andiamo. Lo scatto si fa con ZR. Abbiamo un oggetto qua. E... boom! No? Vai! Perfetto, ok. Con questo posso fare anche l'ipertiro. Preso. Ok. E adesso vai Mario. Iper tiro. Oh no, è Axel Blaze. Ovviamente non lo è. Una cosa importante, tenendo premuto A è possibile caricare il colpo. Entra dentro. Perfetto. L'ipercolpo ha vari livelli di carica. Se toccate il blu due volte andrà sempre dentro la porta, se non sbaglio la palla. Arancione è il secondo livello, mentre se sbagliate completamente, sfortunati per voi. Hanno degli oggetti. Allora, siamo attenti. Scivolata. Preso. E... nope. Ti ho ingannato, vero? L'inganno del Teostra. E ci sarebbe un modo per fare questo. Ok, una catena di passaggi che è davvero davvero buona. E bam! Non lo farò quasi mai perché non mi... mi ha davvero spinto? Va bene, ok, banana! Allora, scattiamo. Passa. In aria e bam! Ah, la parata. Ci sarebbero altre tecniche un po' più complesse che non riesco a spiegarvi, però... in sintesi, se fate tutto quanto con tempismo giusto, avrete... l'ho già detto prima, vero? Più vantaggio, ok. Vai. Perfetto. Oh! Abbiamo un oggetto, ok. Dai. No. Ok. Occhia. Oh, l'abbiamo noi? Allora sai che ti dico? Ti dico che la userà Luigi adesso, perché lo posso fare. Vai. No, voglio che la usi Luigi. L'invincibilità, come no. Lo status durerà solamente per... ok, 20 secondi circa, quindi se non lo uso è un problema. Ma non lo userò in tempo. Vabbè, pazienza. E smash. Quindi state attenti, mi raccomando, se volete usare un ipertiro anche voi. Quindi... vai. Potresti fare un gol, eh? Mio caro Luigi. Oh, miei dei. Il buff del... no, l'ha preso lui. Ho preso io, ok, vai. Oh, perfetto. Dai con Luigi. Dai, Luigi. Go, Luigi. Go, Luigi. Bim, bam. Let's go.
Ho preso Peach. Ok, sì, però è confuso. È così confuso da colpirsi da solo. Bowser, carica. Bravissimo Bowser. Ok, Mario, vai. Banana, ho la banana, davvero? Ok, ho messo una banana, quindi magari aiuta. O magari no. Schivata perfetta, ok. Devo ancora segnare una volta e la cosa mi piace, perché così sto a posto. Allora, attenzione, attenzione. Oh, banana, lo sapevo. Una cosa importante, premendo L e poi premendo Y, l'avete visto prima, era possibile fare una cosa molto bella, ok. Magari possiamo usare il colpo di Bowser, sperando di non sbagliarsi con il tutto. Vai, colpo di Bowser. Iper, tiro. Ah, non ce l'ho fatta. Non importa però, mancano 10 secondi. Siamo 3-0. Dovrei seriamente buttare la partita via, apposta per perderla. Quindi ce l'ho fatta. Fine prima partita. L'Atletico Razzi si impone sulle Ali United. Certo Luca, certo, Mario ha fatto un bellissimo pallonetto in aria. Non so neanche io cosa sto dicendo, io non seguo calcio, non so come fanno i commentatori a commentare le partite, quindi ahimè. Però questo era davvero un bel gol, almeno secondo me, e questa era la, l'ipertiro di Mario che è entrato in porta. I vari momenti salienti di fine partita penso di non mostrarli quasi sempre, anzi quasi mai in effetti, perché devo giocare le partite e questi sono i risultati, ossia quanti tiri in porta, quanti per tiri, le cose classiche del calcio, ok? Bene, allora, secondo round, chi ha vinto? Hanno vinto le la... 8-3, le Lame FC. Sì, voglio andare avanti, ovviamente. E... oh, sono Bowser... oh... Luigi! Piccolo disclaimer, probabilmente questa animazione d'ingresso, insomma, la lascerò sempre senza parlarci sopra, perché è brutto tagliarla, è la presentazione delle squadre, ok? Però dovessi vedere che i video sono un po' troppo lunghi, in quel caso si taglieranno via. Mamma mia, cattivi fino al midollo, eh? Sapete, forse conviene avere un capitano veloce perché così può prendere subito la palla. Ok, Peach. E Mario. Vai. Tempismo buono. Ok, peccato. No, ho spinto. Non dovevo spingere. Ok, che appunto hanno un oggetto extra. Esatto, proprio quello volevo evitare io. Oh mio Dio. Va bene, sì, è Bowser, quindi è aggressivo. Standard, standard. Allora oh, dannazione. Parlando di Bowser, qual è il vero Bowser? Oh no. Allora, facciamo una cosa, va. Così. Oh. Ovviamente Bowser è un nemico abbastanza perfetto. Cioè, no, è perfetto ma è anche forte. E più i nemici sono forti, più hanno una statistica di forza alta, più possono reggere i colpi, quindi mi raccomando, attenzione. Bel gol però, bel gol. Hanno uno strumento, siamo attenti. Lì. No, 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 no. Facciamo una cosa molto bella. Ok, pallonetto e smash. Ok, forse i pallonetti non sono molto buoni, o meglio, lo sono, ma non per me. Wario, non prendere la palla con le mani, si prende con... non le mani. Oh! Ok, vai. Oh, bam! Ce l'ho fatta, ok. Luigi! Oh, oh yeah! Luigi! Il balletto! È stupendo il balletto, ok? Oh, yeah! Come ho fatto? Un attimo, ho passato... ah, semplicemente la CPU non mi ha attaccato. Bene, benissimo. Altra cosa importante che non ho detto prima. Se inclinate lo stick sinistro... oh! Come ha segnato? Se inclinate lo stick sinistro verso l'alto, sparerete letteralmente a sinistra della porta.
e a destra, per sparare a destra dovete fare verso il basso, questa è la cosa. Mamma mia, benissimo, non ho neanche respirato e gol. Come hai fatto ad evitarla? Vabbè, non importa, abbiamo nessun aiuto, ok, va bene, pazienza, allora. Vai. Nope, ho sbagliato, ma ho fatto gol lo stesso. Come? Non lo so. Vabbè, io col calcio che già non capisco niente. Fortuna che non esistono i fuorigioco in questo gioco, altrimenti avrei davvero finito. Comunque, bel gol, vai. Curve. Stesso modo in cui abbiamo perso noi prima, eh. Meglio così. Hanno davvero troppi oggetti loro, per i miei gusti. Ok, Passami la palla. No, potevi passarla a qualcun altro, ma pazienza. Allora, corriamo. No. Allora. No, no, avevo fatto la schivata. Ah, fortuna che Pish si è messa in mezzo. Ok, allora. Dai. C'è una cosa, prendiamo questo che almeno bomba. Perfetto, dammi la palla. Peach Burst. Oh no. Allora, meglio mandarla un po' alla... No, aspetta, fermo, come si evita? Così, volevo fare con Y. Ho sbagliato il tempo. Ah, oh. No, ok, passamela. No. Ok, vai con Luigi. Go Luigi. Wow, che schifo. Tornado. Che va dentro. Ok, sì, ho provato a colpire il portiere mentre parava il super colpo. L'ipercolpo, scusate. Non ce l'ho fatta. Meglio così, ha molto più senso. Ci sta però, ci sta. Oggetti extra per loro. Abbiamo noi degli oggetti, aspetta. Facciamo così. No. Ok. Allora, fermi. Oh, non è più calcio questo. Non è davvero più calcio. No. Ok, dammi la palla. Vai così e... tiro. No, non posso. Ok, no. Ho provato. No, a quanto pare è illegale colpire il portiere. Cosa abbastanza ovvia in effetti. No. Passaggio. Pallonetto. Bam. No, ho colpito qualcosa. Non dovevo colpirlo, vabbè. Ora. Oh. Ok. Sai che ti dico che voglio provarci. Dov'è la palla? No. No. Avevo anche il coso. Vabbè, pazienza, posso riprovarci. Usiamo un'altra volta il colpo di Mario? Perché no, dai. Sì, si è arrabbiato Bowser, l'ho capito. È il mio momento. Andiamo. Vai. Giusto, possono interrompere il vostro tiro. È importante come cosa. E ho fatto bene a mostrarvelo. E l'ho fatto apposta, mi raccomando. Gente, l'ho fatto apposta perché volevo mostrarvi che possono interrompere il vostro ipertiro. Cosa che si può fare anche alla squadra nemica, mi raccomando. Occhio. Allora, riproviamo. Abbiamo 54 secondi. Potrei spenderli semplicemente passando la palla ai miei personaggi, però non mi va. È triste come cosa. Cosa è successo? Non lo so. Facciamo una cosa. Oh! Vai Mario. Go! Oh, dai! Qualcuno segni! No! No! Ok, l'ho preso. Vai Peach. Go Peach, ma prima questo. Ok. E adesso? No. No! Dammi quella... Ok. Lontano. Sì, no, non qui. Lanciamela. Ok. Lanciamela. Ok. No, dannazione. Mi hanno interrotto un'altra volta di ripetirlo perché volevo provare a farlo. Ma non importa. Abbiamo vinto 3, 2, 1. E fine. 5 a 3. Ok. Parlare mentre si gioca a calcio o in generale una partita del genere è molto difficile. Quindi chiedo scusa se il mio commentary in questo let's play sarà... più incasinato del solito. Magari vi piace. Mario number one. Dai, vai col tiro. E oh. Si è ingrossato il piede di Mario. Dovresti andare a fartelo controllare. Comunque 5 a 3. Tutto bene.
Vediamo un po' chi ha vinto tra le Ali United e Virtus Bufere. Ha vinto Virtus Bufere, quindi adesso 7-4 Virtus Bufere, ok. Siamo in finale. Atletico Razzi contro Virtus Bufere, composto da Rosalinda, Donkey Kong, Todd e Yoshi. Ah, mi sono appena ricordato che ci possono essere anche più Todd e più Yoshi nella vostra squadra, ma solamente un personaggio di Mario, Peach, Luigi, eccetera, eccetera, perché ci sono ovviamente più Todd e ci sono più Yoshi, quindi la cosa forse ha senso. Comunque, siamo tornati sul campo di battaglia, e per campo di battaglia intendo lo stadio di non mi ricordo il nome, ma non importa, perché tramite un ultravarco usciranno le ultra creature conosciute con il nome di UCM. Non lo so, gente, volevo provare a fare qualcosa. Comunque, eccoci qua, questo è il nostro team. Mario contro Rosalinda. Let's go. Bentornati, Ovetti. Ed ecco la finale, Atletico Razzi contro Virtus Bufere. Abbiamo già preso noi il pallone, perfetto. Cerchiamo di fare così, una bella palla curva che ovviamente non entra in porta, ma pazienza. Attenzione, perché Rosalinda sembra essere buona per la tecnica. Questo vuol dire che può fare tante belle cose. Fortuna che abbiamo Boom Boom con noi, vero? Vieni qui, ok, allora, pallonetto. Ah, come osi, va bene, ho una banana adesso, quindi banana. No, non puoi più passare. Ma allora, perché avete questa smania di battaglia? Ok, perfetto. Vai e bam. Riuscirò a segnare. Ok. Si sblocca l'incontro a quanto pare così. Yeah, for me. Mario time. Ok, basta cianciare. Giochiamo bene nella finale. E l'hanno oggetto. Hanno un oggetto italiano, Tonks. Ok, perfetto. Allora, vorrei fare un bel ipertiro, ma finché non prendo la palla dell'ipertiro non posso. Ok. La scivolata è tipo la cosa più importante del mondo. Ho colpito qualcuno, non l'ho fatto apposta. No! Donkey Kong agguanta il pareggio, almeno non ha usato il suo colpo speciale, che è la banana, letteralmente dà una manata al pallone che... Calmati, Donkey Kong, è un gol, ne potrei segnare altri forse. Sì, lo so, non posso prendere quell'oggetto perché non è mio. Ok, allora. No, lo sapevo. Allora, passaggio. Cerchiamo di... Oh, haha! È il momento. Se non mi interrompe, appunto. Un'altra volta mi hanno interrotto, ma... No! Ma dai, avevo fatto la schivata. Ora! Ok, no, Bowser! Bowser! Allora, fermi, piano. Ci riuscirò prima o poi. Passa, passa. No, ah, ok, pallonetto. Bam. Non è dentro, non è dentro, siamo attenti. La passa sicuramente a... lo sapevo che la passava a lui. Fortuna che l'ho presa. Oh, abbiamo un oggetto, ok, vai. Ok, abbiamo distrutto qualcosa. La schiena di qualcuno forse. Mamma mia, ok, Rosalinda. Ti ho preso. Bam. Ok, pallonetti non si possono fare. E sì, lo so, devo migliorare perché dico sempre bam quando faccio così. Oh, miei dei. È la finale, quindi ha senso. Prendi quello, Bowser. Bravissimo, Bowser. Adesso riuscirò a fare un ipertiro senza failare, almeno spero. Quindi, laggiù. No. No. No, dai, si può. No. No, 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 no. Allora. Oh, no! Come ha fatto ad entrare quella palla? Io giuro che se perdo la finale mi arrabbio, non sapete quanto. Perché non faccio così schifo, ma a quanto pare i Virtus Bufere sono bravi. Oppure io so giocare male, quindi non so giocare, ma pazienza. Ok, vabbè. Oh! Però, da metà campo, Mario riesce a fare un gol. Come ho fatto? Un attimo. E l'ho... Wow, benissimo, ci riprovo adesso, ci voglio assolutamente riprovare. 2 a 2, manca 1 minuto e 45, ti dico questo però, oh, ok, ok, vai, perfetto, 3 a 2, quindi basta in effetti schivare e tirare, non devo essere iper stylish con l'ipertiro, capita? Iper stylish, ipertiro, ci sta però. Ok, dunque, va verso il basso, no, va verso l'alto, no, oh. Oh, oh, oh. Nope. Passa, passa.
Passa, passa. Potete andare un po' più avanti, per favore? Go Mario! Ho sbagliato, ma avevo quasi segnato. Pensavo di aver... Oh, 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 oh. Allora. No, ok. Tocca a me. Stavolta nessuno fermerà il re. Visto? Ve l'ho detto prima. Blu, blu, gol assicurato. Anzi, due gol assicurati. Bowser. Questa è la furia di Bowser, vero? Bellissimo, bellissimo. Ok. Devo reggere ancora un minuto. Banana! Lo sapevo che avrei fatto bene a fare così. Ok. Quasi stessa cosa di prima. Dai. Mi sa che Peach non è molto... oh no, banana! Molto buona per strattonare le cose. Via. Via. LB. Vai così. No. Lost. No. Oh, no. Lo sapevo. Vai! Era perfetto. Ok. Non so neanche io come ho fatto. Per una volta nella mia vita ho avuto una cosa chiamata riflessi. E ce l'ho fatta. Un attimo. Come ho fatto? Devo vedere. Schivata e... tiro. Vai. Ci sta. Ci sta davvero un sacco. 6 a 2. Devo andare a prendere quegli strumenti magari. Oppure no. Vai. Oh no. No 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 no. Ha una stella. Ha una stella. Ok. Oh, hanno preso loro il colpo. Devo stare attento allora. Sai che ti dico? Ti dico che non ti permetterò. No. Io continuo a fare così, eh. Ok. Wow. Giuro che non me l'aspettavo. Una serie di passaggi volanti per colpire e poi fare gol. Ma come ho fatto un attimo? Sì. Sarebbe bello vedere l'azione prima del... del tiro, ma a quanto pare non si può. Hanno ancora lì per tiro. Parlando di tiri, quindi attenzione. Oh. 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 Qualcuno lo prenda. Qualcuno lo fermi. No. Ok, ok. Hanno perso lì per tiro. Perfetto. Almeno, almeno. Tocca a noi. Ok. Passaggio. Vai. Oh, tocca a noi un'altra volta davvero. Allora, 9 secondi. Ce la farò mai? Ce la farò? Non ce la farò, ma pazienza. Vai. Niente per tiro, ma pazienza, abbiamo vinto. Fine. 7 a 2. Ho appena girato la testa e ho visto che siamo quasi a mezz'ora di video. Quindi sì, torneranno i video estremamente lunghi per chi li voleva. Esatto, Mario number one, 7 a 2. Ok, allora, resoconto. Buono, buono. E abbiamo vinto il torneo. Suppongo ci sia una cerimonia di celebrazione, vero? Yes! Thank you so much! Okay. Woohoo! All right! Congratulazioni! Hai vinto la Coppa Cannone e 400 monete, che suppongo si possano riprendere ogni volta che fate la Coppa Cannone? Avrebbe senso? No! Ok, quindi la prima volta sono 400 e poi diventano 50. Un'ultima cosa prima di concludere, voglio vedere l'equipaggiamento. È unico per ciascun personaggio e permette di modificarne i parametri. Questo l'ho visto nella demo, in effetti, eccolo qua. Ah, 400 monete free. Va bene, allora, potevo farlo prima. Vediamo, abbiamo il casco muscoli che aumenta forza ma diminuisce tecnica. Mario è molto tecnica in effetti. Tanto per... c'è un modo per vedere, ecco qua, le varie caratteristiche. Forza è per i contrasti o resistere agli avversari. Velocità è la velocità, tiro è tiro, passaggio è passaggio. Tecnica invece è la precisione di tiro e influisce anche sull'effetto orato del pallone. Quindi Mario tira palla d'effetto, insomma. Poi abbiamo, non lo so, braccia. Abbiamo i parabraccia. Tante cose da personalizzare che non voglio ancora fare perché devo capire meglio questo gioco per poterlo fare. Però sì, magari volete un Mario un po' più potente per i contrasti? Usate gli scarpini muscoli e le corazze muscoli. Si può portare fino a 25 la cosa. Però questo vuol dire che Mario non può fare passaggi. Probabilmente io mi concentrerò su tecnica, tiro e passaggi. Come statistiche, tanto per dirlo. Possiamo anche ruotare il personaggio perché
si può, ok? Quindi, nella prossima parte di Mario Strikers Battery League Football, non volevo tornare indietro nel menu principale, non volevo uscire, perché me l'ha fatto fare non lo so, però faremo la seconda coppa, il cui nome ora mi sfugge, quindi andremo a guardare che nome è, perché voglio sapere cosa fare nei prossimi giorni. Allora, vai così, sì... La coppa precisione. Ok, perfetto. Quindi, see you next time, baby.